Buonasera, Don Antonio. Ciao, Liborio. Così polizia ha messo su un'associazione anti-racket? Sì, Don Antonio. Tutti i commercianti si sono convinti a non pagare. Questa cosa mi addolora molto. E pensare che Mario Polizzi una volta era uno di noi. Poi si è sposato, si è separato, ha fatto una bambina e ha messo la testa a posto. L'impero che si è costruito l'ha fatto anche con i soldi nostri. E che cosa dobbiamo fare allora? Avvisate che alloggio non ha chiuso. Quella è zona sua, no? Dell'imprenditore Mario Polizzi se ne occuperà lui. Ditegli che Don Antonio, il puparo, gli dà carta bianca. Sarà fatto, Don Antonio. Le mattine Polizzi lascia qua la bambina e lei sale le scale per andare a scuola. Vabbè. Lillo, ci sono due consegne da fare, una al panificio qua accanto e l'altra dall'avvocato al palazzo di fronte, pensaci tu, va bene? Ok, va bene. La vedo io qua. Buonasera. Ciao Michele, è da tanto che non ci si vede, da quando sei uscito di galera. Cosa volete? Don Calogero ti vuole vedere, è una cosa importante. Mettiti qualcosa addosso e andiamo.
ascoltatemi ragazzi, avevo pensato la prossima settimana ci organizziamo per sanificare la sala 3. Non prendete altri impegni, mi raccomando. Loredana, ciao. Ascolta, ti volevo dire, la prossima settimana sarò molto impegnato. Se cortesemente puoi prendere tu la ragazzina a scuola. Sì, Mario, mi sto occupando di un caso molto importante. Dopodomani vado al tribunale che devo portare alcune carte e passo a prendere la bambina. Anche se siamo separati, lo sai che voglio essere sempre presente nella vita della bambina. Va bene. Ok, ciao, ciao, buona serata, ciao, ciao. Miguel. Ti ho pagato i migliori avvocati per farti uscire di galera. Ti sei fatto 2 anni invece di 5. La vita è un'altalena. Quando sei giù devi lottare, sempre. Quando invece sei su, non devi mai pensare che non puoi cadere giù. Adesso sono io che ho bisogno del tuo aiuto. Così ti togli l'obbligo e siamo pari. E cosa dovrei fare per togliermi questo obbligo che ho verso di voi, Don Calogero? Lo saprai al momento opportuno. Diciamo che per te è una vendetta personale. Verso quell'uomo che ti ha fatto fare 2 anni. Mario Polizzi. Ci devo pensare. Non ci pensare assai che Don Calogero non ha tempi perdere. E ricorda che 2 anni fa hai scelto noi come tua famiglia. E che aveva la pelle dura, non sentivo niente. Cipa, malattia congenita, non sente dolore. Possiamo sta dicendo che tu bastardo. Non sento dolore fisico. Esattamente. Non so se è un bene o un male. Lo chiamano un immortale. Totò, ricordate che ci ha sparato in ta testa tu a ammazzare. Buonasera, Erika. Buonasera, Michele. Don Francesca, tutto a posto. Mi ha fatto fare i compiti e lo accompagnerà anche alla lezione di danza. Va bene, Erika. Adesso può andare, ci vediamo domani. Va bene, buonasera. A lei. Ciao, Michele. Sai, oggi a scuola di danza mi sono divertita tantissimo. Ho ballato per 2 ore senza mai fermarmi. Sono contento. Mi splende il mondo quando sorridi. Ma dimmi una cosa, ma tu mi vuoi bene? Certo! E quanto? Assai, un mondo e un pacco di patatine.
Buonasera signora, sto mese è ritardo col pagamento. Siamo a fare, Datemi ancora un po' di tempo, non ho raggiunto le cifre che avevamo... Se ne cazzo culo e cerchiamo di essere puntuali. Minchia, ma chi sei Carmelo più psicopatico? Carmelo Vella, 20 anni fa a Palermo ha ammazzato un ragazzo. Io è da molto tempo che non lo vedo, però so che si è rifugiato qui a Messina. È nel giro dello spaccio della droga e fa anche il custode al Forte San Giacinto. Perciò può fare al caso nostro. Ho capito. E tuo Calogero che ne pensa? Don Calogero mi ha dato carta bianca. Prego, signorina, cosa desidera? Un caffè, grazie. Arriva subito. Lillo, cosa ha chiesto la signorina? Un caffè. Ci penso io, vai. Ehi. Ciao, Michele. Ciao, Sonia. Che ci fai qua? Ci lavoro, ho aperto da poco, il mio il bar. Come stai? Adesso che ti vedo bene. È da molto tempo che non ci vedevamo. A che ora smonti? Alle 9. Ti va stasera dopo del lavoro di vedere degli amici? Veramente avrei un'idea migliore. Ci giocavano i bambini, dai, se io mi siedo là se vuoi, va bene? Vediamo dopo, sono qua, seduto. Ciao, dai, ciao. Ciao. Siediti, giochiamo. Bambina, la vuoi la caramella? Bambini, che voleva quel signore? Niente, ci voleva dare una caramella. Va bene, andiamo, dai, andiamo tutti. Martina, stasera posso venire a giocare da te? Va bene. Santino, sono venuto a sapere che hai avvicinato una ragazzina che giocava con la figlia di Polizzi. E a te che te l'ho detto? È la figlia di Lillo, il ragazzo che lavora a bar da me. Tieni a bada i tuoi istinti da pervertito. Non possiamo rischiare di far saltare tutto il piano a Don Calogero. Se mi dicesse di spararti in testa non ci penserei due volte. Quanto hai fatto oggi? Questi qua.
Ciao ragazzino, sto cercando Carmelo Vella, sai dove lo posso trovare? Sì, lo puoi trovare a Piazza Castronovo, sotto i portici, stai insieme allo smilzo, quella è la sua zona. Oh. Emme, hai una idea. Ciao Carmelo. Ciao Michele, mi hanno detto che ti cercavo. Sì, ti devo parlare, però no, andiamo a casa. Ma spostati qua, non so. Allora, signor Michele, Francesca sta riposando. Va bene, signora Elga, può andare. Grazie. Ci vediamo domani. Prego, Carmelo. Carmelo, ti ho fatto venire qua perché non volevo parlare in strada. Si tratta di una questione un po' delicata. Di che cosa si tratta? Dimmi una cosa. Tu fai ancora il guardiano a quel vecchio forte abbandonato, vero? Perciò hai anche le chiavi. Sì, perché? Mi servirebbe per un paio di giorni. C'è da fare un lavoretto da parte di Don Calogero. Ovviamente anche tu entrerai a far parte della squadra di Don Calogero. E potrai continuare tranquillamente anche a svolgere i tuoi affari nella tua zona. Ah, che cos'è? Sempre armi, spaccio, detenuti? Che cosa stai facendo, no? No, no. Un sequestro. Ah, te sarà minchia. Francesca, che cos'hai? Non voglio che qualcuno mi lasci da sola. Questo non accadrà più, è stata una necessità. Facciamo una cosa. Ti compro un bel gelato. Non sono più una bambina, dai. Va bene, allora ti compro le caramelle. Stupido. Quanto dura l'effetto del suo viso? Un paio d'ore. Ah,
una cosa, ti volevo chiedere. Questa bambina è... I suoi genitori sono brave persone. Dico, come mai? Deborio, dico, wow, cioè, mi pare una cosa stranissima questa cosa. Fermate un attimo. Ti voglio raccontare una storia per farti capire un attimino come vanno determinate situazioni, perché mi sa che devi ancora imparare. Tanto tempo fa, in una chiesa, il prete, all'altare, chiese a tutti i presenti se qualcuno di loro poteva perdonare il nemico. Tutti alzarono la mano, tranne una signora, una vecchietta di 108 anni. Il prete gli domandò: ma come mai lei, vecchietta, non ha nessun nemico? Questi figli di puttana sono tutti morti. E vuole sapere, don Eusebio, perché io vivo a lungo? Perché mi sono sempre fatta i cazzi miei. E quindi questo si vede che non si è fatto i cazzi suoi. Pronto? Buongiorno, commendatore Polizzi. Veda che sua figlia stamattina non si sentiva tanto bene. Non è entrata a scuola. Ma che minchia stai dicendo? Per adesso sta con noi. Ma chi cazzo sei? Non alzi la voce, Polizzi, stia calmo. Senta, a me le conviene. Non dica niente a nessuno. E non avvisi la polizia. Altrimenti sua figlia non la rivede neanche quando avrà 80 anni. Stia incollato al telefono. Ci faremo vivi noi. Mario! Stai calma, Loredana. Non faranno niente alla bambina. Vogliono solo i soldi. Oltretutto sei un avvocato e sai come vanno queste cose. L'importante è che stai calma e che non parli con nessuno. E allora, commendatore, stammi bene a sentire. Ci vediamo tra 2 giorni, alle 4. 50.000 euro. Questa sarà la prima consegna. Altri 50 quando tutto sarà finito. Vieni da solo. Se mi accorgo che c'è qualcosa che non va, di tua figlia non resterà che il ricordo. È fatta, bisogna solo aspettare. Dite a Don Calogero di stare tranquillo, penso a tutto io. Prima finisce questa storia e prima mi tolgo dei coglioni. Speriamo che il padre vi vada a pagare, così ci divertiamo un po' con la bambina. Tieni a bada l'amico tuo, prima che gli stacco la lingua. Lo saluto. Appena vissuto così, a chi sto ammazzamo? È vero? Devi capire che la situazione è tranquilla. Qua tutti pagano. E tu devi pagare. Non è che gli succeda qualche cosa di brutto a tua figlia. No! Allora va. Mi raccomando, Santino, non ti fare bene il scianni dei capicciridda. Chi suona sta per il Don Calogero, ne ammazza tutti e due. Non ti preoccupare, Pietro, tranquillo. Scusate, avete qualche spicciolo? Sono rimasto a piedi con la macchina. Devo fare benzina. Pecca. Fatti controllare pure l'olio.
Buonasera, Polizzi. Butti la borsa a terra e faccia tre passi indietro. Dov'è mia figlia? Voglio sapere dov'è mia figlia. Qui le regole le faccio io. Lei faccia come le diciamo e l'abbraccerà presto. Si fidi, io sono uno che le promesse le mantiene. Ci faremo vivi noi. Bisogna solo aspettare. Questa è la busta che la nostra agenzia di assicurazione fornisce ai suoi clienti. Dentro ci mette 1.000 euro al mese. Ogni mese passerò io stesso a ritirarla. Così può stare sicuro contro furti e incendi. Penso che non ci metteremo d'accordo. Le conviene pagare, Polizzi. Senta a me, le conviene. Non mi faccia promettere cose che non voglio. Io sono uno che le promesse le mantiene. Faccia come le diciamo e l'abbraccerà presto. Io sono uno che le promesse le mantiene. Stammi bene a sentire, cosa è inutile. Se provo a toccare la bambina giuro che te scanno. Stai lontano, non mi toccare. Stai tranquilla, nessuno ti farà del male. Cercava Gianni. Gianni. Minchia Polizia, che ci fa qua? Oh, ciao Gianni.
Ciao Omar, che ci fai qua? No, hai un problema, mi giù a la postola. Cosa succedeva? Niente, così fa mica, non... Ma che cazzo gli avevo visto? Ma perché, qual è il problema? Non mi scassare un cazzo! Stiamo in camme. Polizia, è un amico mio. Che caggiano. Facete bello bastare. Grazie. Ciao amore. E tu che ci fai qua? Non avevi a venire Vito? No, Vito ho che fare. Resto io. I vestiti sono al solito posto, va bene. Va bene. Oh! Mi raccomando a piccirida. Tranquillo, tranquillo. Pronto? Ciao Michele Croce, da quanto tempo è che non vedi tua sorella? Perché non la chiami e ti informi come sta? Ma chi parla? Se succede qualcosa a mia figlia, tu a tua sorella non la vedi più.
Francesca! Francesca! Pronto, Elga? Francesca è con lei? Signor Michele, non riesco più a trovarla, è sparita. Stai calma, Elga, non è successo niente, io so dove è andata. Adesso torna a casa, va bene? Penso a tutto io. Pronto? Adesso il gioco lo conduco io. Devi solo aspettare. Avrai presto mie notizie. Ah, dimenticavo. Tieni a bada quegli animali dei tuoi amici. Se succede qualcosa a Martina, a tua sorella, a scannuchi le mie mani. Sono io, vi aspetto su in ufficio. Sono in ufficio. Avanti! Buonasera, signor Antonietta. Signor Mancuso, buonasera. Si accomodi. Signor Antonietta, è giunta voce che lei ha aderito a quell'associazione anti-racket che ha messo su quell'imprenditore di Mario Polizzi. Sì, è vero. Ma lei lo sa chi è Mario Polizzi? Quell'essere era uno della strada, un delinquente qualunque, che adesso si è messo in testa di convertire tutti, facendo il buon samaritano. Signor Mancuso, il mio negozio incassa poco e non posso affrontare le spese di protezione che lei mi ha imposto. Quindi, 1.000 euro al mese contro furti e incendio ne sembrano tanti. Ha ragione. Allora dal prossimo mese in poi facciamo 1.500 euro. E io non pago. Anzi, se vi azzardate a tornare qui, lei e i suoi uomini, chiamo la polizia. Devo dire che quell'essere di polizia ha messo un po' in tutti un coraggio da leone.
La signora Antonietta, sappiamo noi come farvi cambiare idea. Ah, a proposito, e mi saluti sua figlia. È una gran bella ragazza. Stai tranquilla, se ti comporti bene, presto vedrai tuo fratello. Cosa vuoi da me? Sei un bandito. Mio fratello non è ricco, ma appena verrà a scoprire che mi hai rapita, ti farà pentire di essere nato. Sì, certo, ragazzina. Tuo fratello è il bandito. Guarda quella foto. È mia figlia Martina. E tuo fratello me l'ha portata via. Fino a quando non riavrò mia figlia, tu rimarrai qui con me. E non pensare di scappare. Qui è tutto chiuso. Non infierire, è soltanto una bambina, ma sono sicura che ha capito tutto. Questa è la ragazza. Mi raccomando, Don Calogero vuole un lavoretto fatto bene. Va bene. Questo è un piccolo anticipo. Omaggio della casa. Sta facendo passare troppo tempo quel testa di minchia di Polizzi. E non risponde neanche al telefono. Ma quando pensa di pagare la seconda parte del riscatto? Quando ti trovi tra le mani un pezzo di corpo di tua figlia, ti vendi anche il cuore pur di riaverla a casa. State tranquillo, Don Calogero. Penso tutto io. Bravo. E questo è Michele Croce che conoscevo. Pronto? Pronto? Dove sei, Stefania? Mi sono vista con un'amica. E ora esco con Claudio e andiamo a mangiarci una pizza fuori. Mi raccomando, Stefania, non fare tardi. Lo sai che sto in pensiero dopo una certa ora. Tranquilla, mamma. Ciao, a dopo. Va bene, a dopo. Ciao, ciao, ciao. Scusi, deve attraversare. Posso aiutarla? Sì, grazie mille. Stai zitto e non fiatare.
Così è questo il metodo che hai usato per vendicarti. Bravo. Bel comportamento da uomo. Prendersela con una bambina. Ti sbagli, non c'è niente di personale. Mi sono trovato in mezzo. È costretto sotto ricatto ad accettare. Proprio come te. Vedi, Michele. Mario Polizzi si è messo in testa di essere più scaltro del quartiere. E non solo non sta pagando più il pizzo, ma sta convincendo gli altri negozianti a non pagare. Io ancora non ho capito che cosa volete fare. Lo volete pestare? Gli volete sparare alle gambe? Non ho capito ancora. Niente di tutto questo, Michele. Prenderemo sua figlia come ostaggio e gliela faremo vedere soltanto quando avrà saldato il debito, a costo di mandargliela un pezzo alla volta a casa. E se io mi rifiutassi a partecipare a questo galante evento? Michele, ti ricordo che tu hai un debito nei miei confronti. E che hai una solo che tu vuole bene. Ci pensi se ci capa tante mani a domani io qui Santino? Che dico che succede? Sarebbe un peccato se perderia la virginità così presto. Quando tutto sarà finito, tu avrai la tua parte. E ognuno va sul sale. E io dovrei crederti. Ma che ne sai tu di uno che è stato costretto a vivere nella fame? Mi sono spaccato la schiena per non fare mai mancare niente a Francesca. Gli ho fatto da padre, da madre, da fratello. E non gli ho fatto mai mancare niente. È arrivato l'ordine di tagliare un orecchio a tua figlia. Ok. Io farò lo stesso. Vuol dire che ce li daremo a rate le ragazzine. Tu non la meriti una figlia così. Lei crede che tu sia il migliore al mondo. Anche Francesca pensava la stessa cosa di te. Prima di sapere chi sei veramente. La vedi questo? La vedi? Un colpo se no. Spara! Avanti! Spara! Fammi vedere chi sei. Così ci saranno altri due orfani in più in questa terra. Dai, facciamo presto. Che cosa volete farmi? Niente, devi portare un messaggio a tua madre da parte nostra. Stai ferma, non ti muovere. Ferma, tranquilla. Ferma, tranquilla. Thank you.
Adesso vediamo se tua madre ha ancora intenzione di non pagare. Tra un po' sarà tutto finito, così finalmente potrai riabbracciare tuo papà. Non è vero, tanto lo so che quando mio padre vi darà i soldi mi ammazzerete. Nessuno ti farà del male, è la mia parola. Io sono uno che le promesse le mantiene. Aspetta un poco prima di toglierti la benda, quando senti il rumore del cancello che si chiude, ok? Tu non sei come gli altri, tu sei buono. Cerca di riposare, tra un po' sarà tutto finito. Oh, vedi che ti cerca Cammello. Ti prego, Carmelo, dammi un altro po' di tempo. Avevo una settimana che mi piglio po' culo. Te non ho avuto il tempo. E poi ti metto scompato negli stati, lo capisci? Ti prego, ti ridarò tutti i piccioli, tutto ti ridarò. E poi una puta cosa, sentivo che vai a pezzo a me suoro. Scordatilla, non è cosa per te. Se no ti faccio fare la fenerosuccia. Lo capisci per sì mia età. O mi avvisate e mezzo salvato. Stefania, la felicità di vederti è offuscata dal dolore di queste lacrime. Don Amedeo, che dice? Io non sto piangendo. Stefania, tu lo sai che io sono legato al segreto confessionale. Però io so che tu sei. So che sei preoccupata per tua madre. So che hai paura. No, lei non può immaginare. Adesso devo andare. Stefania, dove vai? Non ti posso lasciare andare io così, vieni. Sediamoci. Padre, devo andare. Ero venuta qui perché, ma non so più nemmeno io il perché. Stefania, tu eri venuta qui per chiedere aiuto. E io sono qui per questo. No, padre. Io ero venuta perché ormai sono sola. E nessuno può più aiutarmi. Padre,
Perdonami perché ho fallito. Ti prego, aiutala. Buonasera signora, come funziona il pagamento? Per favore lasciatemi un altro paio di giorni, non sono riuscita ancora a raccogliere tutti i soldi. Che bello, lo vedremo fra due giorni. Vattene a casa, subito! E tu ora vieni con me. Ti prego Carmelo, non mi uccidere! Io la amo, la voglio sposare! T'avevo avvisato, tu non sei cosa per me suora. T'avevo avvisato e non ti sei salvato. Buono facesta, amone. Ciao Michele. Ciao Ruggero. Come tu sai, la tua è una patologia molto rara e a causa dell'assenza di dolore puoi contrarre traumi e emorragie senza renderti conto, e questo è un pericolo per te.
Vedi, il sistema nervoso è privo di dolore, sì, ma i tuoi tessuti li sentono senza avvertirti il pericolo. Tieni questo, non sempre funziona, ma in qualsiasi caso può essere usato come trattamento della tua malattia. È il naxolone, è una sostanza chimica che agisce all'interno del sistema nervoso centrale. Questo è tutto quello che ti posso suggerire io, sia come dottore e sia come amico. Grazie Ruggero. Pronto, sono io. Ascoltami bene, adesso si fa come dico io. Dobbiamo stare attenti. Se si accorgono di qualcosa, tua figlia è morta. Ancora non so come muovermi, ma mi metterò qualcosa. Ho una persona fidata che ci può dare una mano. Faccio sapere, eh? Ciao. Buonasera, Don Calogero. Ciao, Michele. Ho appena finito di parlare con Polizzi. I soldi ce li consegna solo quando la bambina sarà al sicuro. Sta bene. Commissario Giovanna Torre, buonasera. Buonasera Michele Croce. Perché hai voluto vedermi? Che cosa hai fatto stavolta? Ti vuoi costituire? No. Il fatto è, visto che è stata lei la prima volta a mettermi le manette, diciamo che in un certo senso ti sento amica. Ho bisogno di aiuto. Devo dare una mano a un amico. Quale amico? Mario Polizzi. Sonia, mi vuoi bene? Certo, sapessi quanto ti ho aspettato. Devo dirti una cosa. Faresti qualcosa per me? Quello che vuoi. È una cosa delicata, l'ultima. E poi dagli i conti con tutto e con tutti. Va bene. Ascoltami bene, pezzo di merda. C'è in ballo la vita di mia sorella. Quindi se ti lasci scappare una parola con Don Calogero, giuro che te scanno. Se vuoi salvarti l'anima, devi fare quello che ti dico io. Domani, quando sei con Carmelo e la bambina, non si presenterà nessuno all'appuntamento. Conoscendolo, lui diventerà nervoso. Al momento opportuno, lascialo da solo. E la polizia farà il resto. Ok? Ok! Bene.
Commissario, facci piano, che da quelle calibro 9 i colpi partono facilmente. Come hai fatto a entrare? Dalla porta, era aperta. Avvisare prima no, eh? Che cosa vuoi? Tranquilla, nessuno mi ha seguito. Dobbiamo andarci cauti. Se si accorgono di qualcosa la bambina è morta. Per questo tu dovrai avvisare i tuoi uomini solo dopo che la bambina sarà rilasciata. L'appuntamento è per domani mattina. Così questa maledetta storia sarà finita una volta per tutte. Va bene, tranquillo. Però adesso devo andarmi a rivestire. Fai pure. Anche se quest'altra faccia della divisa ti dona molto. Sarà tutto finito. È arrivato il momento di rivedere tuo fratello. Bambina in quella macchina. Non perdiamo la calma, se qualcosa va storto salta tutto il piano. Ma qua ancora non arriva nessuno. Ma come mai? Ma controlla, va? Chissà che come no, scompario proibito. Senti piccola, se vuoi rivedere tua mamma, fai la brava bambina e rimani qua, va bene? Fermo, non ti muovere! E tu cominchia sei? Io sono la legge, scendi! Ma che feci io? Io niente feci. Porto d'armi abusivo. E non hai la licenza per fare da babysitter a una ragazzina. Amore, amore mio. Mamma! Ciao! Thank you.
Adesso mi dici dov'è il luogo di incontro con Polizzi. Sono il commissario Torre. Mi servono dei rinforzi al vecchio capannone al pilone. Sì, sto andando sul posto. Don Calogero, quando arriva la polizia mi avvicino io a lui. Va bene, Michele. Però Totò viene con te, che ti guarda le spalle, non si sa mai. Totò, appena prende la borsa con i soldi, uccidili tutti e due. Va bene. Don Calogero, vi ricordate quando mi avete detto di scegliere tra lei e la mia famiglia? E hai scelto giusto. Sono sbagliato. Polizzi, dividiamoci.
schifoso! Andate all'inferno. Comincia ad andare tu. Come vedi, ho mantenuto la parola. Ti ho riportato tua figlia. Adesso però di figlie ne hai due. Stai vicino anche a Francesca. È solo una ragazza che ha bisogno di affetto e di una famiglia. Avrei potuto essere io la sua famiglia, ma come vedi è andata così, che ci vuoi fare? Sei una brava persona. So che di te mi posso fidare.